C'è Napoli quest'anno tra le quattro città italiane scelte dalla Commissione europea per approfondire il tema dei migranti e raccogliere proposte dal territorio e la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione e fare il punto sulle buone pratiche e le criticità del sistema in Italia. La Commissione europea ha iniziato questo percorso e oggi a Napoli siamo alla terza tappa sul territorio di questo percorso. Abbiamo fatto Palermo, Gioiosa Ionica e adesso Napoli, poi ci sarà Firenze, proprio per spiegare che ci siamo, le politiche comunitarie comunque stanno andando avanti faticosamente, ma su tutti i fronti stiamo intervenendo e soprattutto che siamo anche in ascolto dei territori. Non siamo solo qui per dirvi e raccontarvi quello che facciamo di utile sulla migrazione, ma siamo soprattutto in ascolto per trovare le best practice, le buone pratiche delle realtà locali. Abbiamo portato la nostra idea di città al Ministero dell'Interno, abbiamo avuto parole di apprezzamento. Noi non interessa parcheggiare persone nella nostra città, interessa che l'Unione Europea si faccia carico di questa tragedia umanitaria e quindi una distribuzione razionale delle persone in tutti i territori. Fin quando questo accadrà, siamo molto lontani da che accade, Napoli sta provando a lanciare un progetto che metta insieme solidarietà, inclusione, lavoro, integrazione e addirittura ricchezza economica attraverso immigrati, quindi ribaltare la concezione da peso, come dicono alcuni, a grande opportunità e grande realtà. Abbiamo anche firmato, come sapete, la petizione Ero Straniero per la raccolta di firme di una legge di iniziativa popolare. Mai più una persona che sia considerata illegale, un obbrobrio giuridico. E quindi credo che Napoli anche da questo punto di vista sia un esempio. L'iniziativa organizzata con i centri Europe Direct Campani e con il tavolo di cittadinanza del comune si è tenuta nella Sala dei Baroni al Masco Angioino alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo accademico, del terzo settore e delle diverse figure professionali coinvolte. Io credo che sulle persone non si può fare consenso politico strumentale. Qua si tratta di diritti, Napoli per questo si è schierata. Napoli è schierata perché si schiera per i diritti delle persone differenti con uguali diritti e uguali doveri. Questa è la posizione della città di Napoli.